Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 2 maggio. Cari amiche, cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, un invito che avete raccolto perché da 151.000 sono arrivato a 152.000 in breve tempo. Attivate la campanella, mettete i vostri like ai miei video, più 1.000, più di 2.000, bene, e scaricate il link in descrizione. Allora, incominciamo subito con le belle notizie. Pierre Kalulu è tornato in gruppo. Aveva giocato una bellissima partita in coppia, la coppia forse più vicina ai desideri tecnici e tattici di Pioli, cioè Kalulu e Tomori. Kalulu ha avuto un brutto incidente a Verona, un problema al ginocchio, è rientrato in gruppo e l'avevano detto primi di maggio, fine aprile, primi di maggio. E quindi speriamo di averlo a disposizione, forse non per la partita contro il Genoa, ma magari per la partita contro il Cagliari, perché chiuda questa sua brutta, nel senso di sfortunata, stagione e possa tornare un grande protagonista nel prossimo campionato, in Champions League, in Coppa Italia, cioè le manifestazioni della prossima stagione del Milan. Quindi questa è già una buona notizia, il ritorno di Kalulu, uno dei perni, uno dei protagonisti dell'ultimo scudetto. Vi ho detto che avremmo approfondito la questione in questo video De Zerbi. Allora, ripeto quello che ho detto ieri sera, un mio caro amico mi ha detto: non mi interessa il nome, ma per favore dammi una linea, dammi una data. Quando presenteranno, diranno, comunicheranno, annunceranno il nuovo allenatore. E, caro amico mio, non sono in grado, non lo so, non ho idea. Deduco che per rispetto a Pioli, ma chiudo subito questo concetto perché l'ho già detto ieri, vado rapido, per rispetto a Pioli aspetteranno la fine del campionato. Anche se però c'è per esempio la provocazione ieri nell'editoriale su Milan News di Franco Ordine, che dice: non potendo venire Conte, non potendo venire Thiago Motta, sapete cosa vi dico? Una provocazione, ma l'ha detto, ha sottolineato che sia stata una provocazione. Teniamo Pioli in attesa di avere magari nella prossima stagione Klopp. Mi piacerebbe se porre questo quesito, ma così un quesito ridendo, un quesito divertente, ma firmereste un altro anno con Pioli per avere Klopp poi nell'altra stagione? Bah, è un sondaggio così divertente, ma che dura proprio il momento di questo avvertimento. Allora, invece parliamo di cose molto più serie. Parliamo di De Zerbi. Allora, De Zerbi. De Zerbi credo che pensa che sia esaurita la sua esperienza al Brighton. Ha il contratto comunque fino al 2026 e deve sottostare a questo contratto, a meno che, ricordiamo, c'è una clausola da 15 milioni. Pagando questi 15 milioni si potrebbe avere De Zerbi. Poi, ovviamente, con l'ingaggio che De Zerbi chiederà. Partiamo da questo punto. De Zerbi, secondo me, ritiene esaurita la sua avventura al Brighton e vorrebbe andare a una squadra di livello. Però in questo momento, per De Zerbi, le grandi squadre sono tutte chiuse. Perché? Inutile che ve le elenchi. Dove va? City a posto, Arsenal a posto, Chelsea forse a Mourinho, United dovrebbe rimanere l'allenatore che c'è, al Ragnik dovrebbe andare al Bayern e le due spagnole sono a posto. In Italia verrebbe, l'ha già detto, solo in una squadra, al Milan. Quindi questo è il primo punto. Perché il Milan allora non tenta dei contatti con De Zerbi? Perché non tenta? È una domanda. Perché non tenta di avere un incontro con Mr. Bloom, che è il presidente del Brighton, per trovare magari una formula, perché poi ci sono anche le trattative. Le trattative fanno sì che
Mr. Boone potrebbe dire: io voglio 15, trattativa non c'è, ma magari, facciamo un'ipotesi, magari nel Brighton ci sono uno o due giocatori che possano essere funzionali al gioco di De Zerbi, che De Zerbi vorrebbe al Milan. Signori, voi lo ricordate, molti di voi lo ricorderanno. Quando è arrivato Sacchi, c'erano dei giocatori, secondo lui, funzionali al suo gioco. Parliamo di tre non giocatori eccelsi, anche se poi Mussi ha fatto una bella carriera anche in nazionale, ma parliamo di Bortolazzi, Mussi e Bianchi. Perché Sacchi ha voluto portare questi tre giocatori? Chiaramente aveva Tassotti, aveva Maldini, aveva Costacurta, aveva Filippo Galli, aveva Franco Baresi. E perché ha portato Mussi e Bianchi? Perché a volte questi allenatori che hanno delle precise dettami tecnici, hanno delle filosofie precise, portare un giocatore che conosca già le sue metodologie, i suoi schemi, è come avere De Zerbi in campo. Ecco che allora, magari mettendo nella trattativa due giocatori che interessano a De Zerbi, calcolando poi il discorso della clausola, si potrebbe trovare una soluzione per l'arrivo di De Zerbi. Qual è il pro dell'arrivo di De Zerbi per la società? Io mi auguro che la società si renda conto che De Zerbi, insieme a Conte e Thiago Motta, credo di essere nel giusto quando dico questo. Spero di non essere contestato, ma penso che siamo tutti d'accordo. Conte, Thiago Motta e De Zerbi sono sicuramente degli allenatori che uniscono e non dividono. Sono allenatori che il tifoso rossonero, l'appassionato, il popolo rossonero è disposto a attendere il lavoro perché sanno la valenza dei tre, li conoscono e sanno che può anche essere che anche l'Inter non ha vinto il primo anno lo scudetto, ma l'ha vinto poi il secondo anno con Conte. Quindi, attenzione, sarebbe importante anche per dopo lo shock che sicuramente il management ha avuto dopo la sollevazione, la levata di scudi, la sollevazione civile, educata, ma sempre sollevazione è stata, dopo aver intuito che avrebbe potuto essere Lopetegui l'allenatore. In questo senso la società sarebbe tranquilla, perché accontenta il tifoso, ma accontenta il tifoso, ma soprattutto accontenta la bellezza del gioco del Milan, accontenta il Milan perché De Zerbi è un allenatore propositivo, i giocatori che parlano di De Zerbi ne parlano in maniera entusiastica. Ho chiesto anche perché questo ultimo brutto periodo, tanti giocatori infortunati, la prima volta che il Brighton ha le due manifestazioni, insomma ci sono delle scusanti. De Zerbi verrebbe, chiaramente vorrebbe delle garanzie. Ma garanzie non tanto quanto a giocatori voglio questo, voglio quell'altro, ma degli interlocutori che gli possono dire il tempo, un progetto. Ma mi sembra che sia la soluzione ideale. Il Milan vuole vincere subito, certamente, però i tifosi del Milan sono intelligenti e costruire un progetto che veda il Milan crescere a poco, calcolando che il Milan ha già una eccellente base. Una eccellente base, chiaro che bisogna adattarsi ai ritmi, alla volontà, al modo di giocare di De Zerbi, che in Inghilterra è stato apprezzato. Quindi non vedo che cosa nulla osti perché il Milan metta la testa nel tentare di prendere De Zerbi. Io non è che faccia il tifo per uno, arriva Thiago Motta va benissimo, arriva Conte va benissimo, ma se Conte la proprietà non lo ritiene un allenatore idoneo, e chiedete alla proprietà, non chiedete a me perché. Se ritengono che Thiago Motta ormai sia vicino alla Juventus, allora o prendono un altro allenatore con il rischio, ovviamente, che non accontenti, non è che debba accontentare, ma non soddisfi del tutto, e allora, scusate, ho sempre urtato il treppiedi,
nervoso, oppure vanno su un allenatore che concili tre cose: piace alla gente, è bravo, è stato nel Milan e si può costruire qualcosa e soprattutto valorizza i giovani. Non dimentichiamo, per esempio, che Caicedo nel Brighton è andato al Chelsea per 115 milioni. Non ricordo la cifra McAllister, altro giocatore che giocava nel Brighton e poi è andato anche lui via per una buona cifra. Quindi non vedo nulla che osti. Certo, forse l'investimento iniziale a causa anche del 15 milioni può essere ritenuto preoccupante, ma finché non ci si mette la testa, finché non si parla con Mr. Blue, finché non si parla con De Zerbi, perché da quello che ho saputo, poi non so, mi è stato detto così, De Zerbi non sarebbe, uso il condizionale, ancora stato contattato dal Milan. E allora in questo momento di stallo, ecco, vorrei Amorim, mi piace, ma non so, visto che ci sono delle clausole, eccetera. De Zerbi, però mi sembra che andare a prendere si partirebbe bene anche con un investimento di denaro alto, ma ho già detto che preferisco un allenatore che costa piuttosto che un allenatore che non costa e non mi valorizzi i giocatori. Lo dicevo ieri, gli allenatori bravi migliorano i giocatori normali, gli allenatori normali peggiorano i giocatori bravi. Questa è una verità. Quindi, per esempio, Pioli, che viene sempre aspramente criticato, quando è arrivato, certamente Leao non era questo, Theo Hernandez non era questo, Bennacer non era questo. E ho fatto tre nomi di giocatori che sono sicuramente migliorati con Stefano Pioli. Ed è importante. Tonali non era questo, per esempio. Quindi sono giocatori che sono migliorati. Ecco perché mi auguro che il Milan metta la testa nell'affare De Zerbi. Si parte dall'idea che De Zerbi accetterebbe l'ipotesi e sarebbe contento di venire, però bisogna contattarlo. Parlare, che lui abbia un interlocutore con il quale possa parlare ed esprimere le sue strategie, le sue filosofie. Bisogna partire da quello. Altrimenti, e ripeto, è l'allenatore ideale, perché con un altro allenatore c'è il rischio che poi durante la stagione il tifoso se la prenda non con l'allenatore non di primo livello, ma con la società. Ma se arrivasse un De Zerbi, non c'è da prendersela con nessuno. C'è da aspettare il suo lavoro, che è un lavoro che ha portato divertimento, spettacolo ed è un allenatore stimato in Inghilterra dai più grandi allenatori inglesi. Non vedo che cosa si debba ancora aspettare per cercare di percorrere la via De Zerbi. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione. Oggi vado a Marsiglia. Marsiglia, Atalanta. L'Atalanta è a Marsiglia, Marsiglia-Atalanta, mi divertirò. Un abbraccio.